Allora, vediamo quello che io definisco un buon compagno di viaggio per motociclisti e automobilisti, nel senso che una delle cose più odiose è sicuramente quella di forare. E quando capita ci si ritrova spesso a dover, diciamo, attendere i carro attrezzi oppure cercare ruote di scorta e così via. Questo è un kit che, volendo, diciamo, nasce proprio per essere utilizzato in modo molto semplice ed è un kit di riparazione. Di riparazione, per esperienza, le riparazioni fatte con questo tipo di materiale, adesso non con questo, ma ne ho uso uno molto simile, e durano anche nel tempo, nel senso che a me è capitato di riparare una volta una gomma di una moto e diciamo che alla fine non l'ho nemmeno portata dal gommista, ha retto, ha finito la sua vita e l'ho cambiata. Per cui, come vedete, la scatola, questa è la sua scatola esterna, poi in realtà all'interno c'è un bel contenitore. E questo contenitore che è comodo da trasportare secondo me, è vero che è ingombrante, però soprattutto in moto, quando in moto non esiste la ruota di scorta, può essere comunque un buon prodotto da tirarsi dietro e da avere sempre a portata di mano. Cosa c'è all'interno del kit? Abbiamo un paio di guanti che sono semplici, ma diciamo aiutano anche. Migliorano la presa, il grip e soprattutto non fanno sì che ci si debba sporcare le mani. Abbiamo, vabbè, un piccolo set, un piccolo guida che spiega come riparare. All'interno abbiamo poi una taglierina, un cutter, chiamatelo come volete, di base serve per tagliare, una pinza per togliere normalmente il chiodo e poi passiamo a due strumenti che invece sono quelli più importanti, a mio avviso sono quelli più importanti. Abbiamo questi due strumenti, uno serve per pulire, quindi una volta tolta la vite, con questo non si fa altro che pulire il foro, quindi svuotarlo completamente. E poi all'interno del kit esistono questi che vengono chiamati anche spaghetti o vermicelli, che sono, adesso non ne apro uno perché non vorrei, ecco, vorrei evitare di buttarli, sono, come si può dire, chiamiamoli spaghetti o vermicelli comunque in gomma, devono essere inseriti all'interno del foro utilizzando questo strumento. Quindi si infila il vermicello all'interno e tramite questo poi lo si spinge all'interno del foro. Dopodiché si toglie e rimane il vermicello con la parte esterna, diciamo che dovrebbe uscire. Questo sistema fa sì che il vermicello poi si attacchi al pneumatico e quando iniziate a gonfiarlo, come si può dire, attivi questa fase di, chiamiamola, si può dire, di incollaggio, non lo so, ma di base comunque ecco, questo va a coprire il foro, la plastica tende poi a, come si vede, ad allargarsi, coprire completamente il foro. Rimane normalmente all'esterno un piccolo pezzo che potete tranquillamente tagliare con il cutter. Fatto questo, gonfiate la gomma, se avete dietro una pompa, magari anche un piccolo compressorino di quelle a batteria che sono ancora meglio, può essere un bel salvavita, ecco, nel senso che in macchina c'è la ruota di scorta, in moto magari, ecco, vi trovate a piedi. Mentre così potrebbe essere un'idea anche per riuscire ad, diciamo, ad arrivare a casa senza particolari problemi. Vedete quello che dicevo prima? Viene inserito lo spaghetto all'interno di questo strumento, lo si spinge all'interno, dopodiché lo si estrae e questo fa sì che, vedete, non so se riesco a farvelo vedere da qui, questo fa sì che questo meccanismo inneschi questa procedura e la plastica dello spaghetto si attacchi in modo, diciamo, solido al pneumatico. Dopodiché, una volta che avete fatto questo, tagliate l'eccedenza e siete assolutamente a posto. In ogni caso vi lascio comunque il link in descrizione e spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Eventualmente scrivetemelo nei commenti e cercherò comunque di rispondervi. Tutto qui. Come dicevo vi lascio il link e vi invito, diciamo, a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile e vi invito anche ad iscrivervi al canale. Diciamo, è assolutamente gratuito. Diciamo, per noi è un segno importante e per voi, ripeto, potrebbe essere un'occasione per restare aggiornati su quelli che sono i contenuti che portiamo con regolarità, sul canale. Grazie e alla prossima.